Buongiorno e un buon sabato. Mi permettete di togliermi la mascherina? È un bel sabato culturale oggi, molto denso, con alcuni ospiti e amici che ritengo davvero importanti, che raccontino la propria esperienza in questo momento. Però prima di chiamare la prima ospite, vorrei raccontarvi un aneddoto un po' particolare che magari sfugge ai più. Ci passiamo davanti tantissime volte quando veniamo ad Alba nella via Maestra, nella via Vittorio Emanuele, però non ci facciamo mai caso. Scendendo la via Maestra arriviamo dove c'è la chiesa della Maddalena, no? La famosa chiesa della Maddalena, e poi era un convento del 1400 e ritroviamo appunto nel cortile della Maddalena una bellissima realizzazione architettonica e che in questi anni le amministrazioni che si sono susseguite stanno studiando come migliorare questo cortile perché secondo noi anche è un punto culturale molto importante. Ma noi vogliamo andare all'interno di questa chiesa e perché questa chiesa è conosciuta a livello internazionale? Perché è la chiesa della Beata Margherita di Savoia. La Beata Margherita di Savoia, che però diciamo la sua salma non è custodita adesso all'interno di questa chiesa, ma è dalle suore domenicane, appunto in località Altavilla d'Alba, potrebbe anche essere di nuovo spostata, perché questa beata ha avuto davvero, ha girato molto, a differenza delle persone che purtroppo muoiono, che non muovono più, lei ha girato negli anni, nei secoli. Ma chi era la Beata Margherita di Savoia? Era una vedova religiosa domenicana che nasce a Pinerolo, pensate, nel 1390 e muore ad Alba il 23 novembre del 464. È la prima delle quattro figlie di Amedeo di Savoia degli Acaia, signore del Piemonte, e di Caterina di Ginevra. Tantissimi hanno chiesto: ma chi è questa beata Margherita, eccetera, che poi il corpo è abbastanza ben ancora visibile e custodito. Era attratta molto dalla vita spirituale. Per il volere dello zio Ludovico di Savoia, sposa il marchese, cioè una suora che poi prima si era sposata, col marchese Teodoro II di Monferrato. Vedete che c'erano già le collaborazioni o comunque i matrimoni tra Langhetti e Monferrini. Quindi cosa vuol dire? Che il nostro territorio UNESCO alla fine doveva fare questo grande matrimonio di sposarsi con il Roero per avere questo riconoscimento. Ma già nel 1400 c'erano dei segnali. Non hanno avuto figli, poi incontra Vincenzo Ferrera e aumenta il suo fervore per la vita spirituale. Durante la terribile peste, quegli anni, adesso abbiamo la pandemia, una volta c'era la peste nel 1400, devasta la Liguria e non si risparmia per assistere i malati. Aveva delle possibilità anche economiche e aiutava molto questi malati. Una volta vedova si trasferisce ad Alba in un palazzo di sua proprietà, dove con alcune compagne, ecco, vive una vita di tipo monacale. Ecco, qui arriviamo al punto che ci interessa. Fonda una prima comunità di terziarie domenicane e successivamente nel 1441, con l'approvazione di Eugenio IV, fonda il monastero di Santa Maria Maddalena con la regola più austera delle monache di clausura. Praticamente non uscivano mai. Gli appare anche Gesù in mano con tre frecce che rappresentano malattia, calunnia e persecuzione, che le chiede da quale delle tre voglia essere colpita. Quindi una bella richiesta, anche allegra, ma Margherita risponde che tutte e tre possono trafiggerle il cuore. Viene completamente esaudita per 20 anni, per amore di Cristo, deve sopportare con pazienza e rassegnazione, nel silenzio dell'isolamento, malattie, sofferenze e afflizioni di ogni genere. Muore tra la venerazione delle suore domenicane di clausura e beatificate da Papa Clemente IX nel 1669, e le sue spoglie incorrotte sono venerate dapprima nella chiesa di Santa Maria Maddalena, ma da qualche anno dalle suore domenicane in località Altavilla. Ecco, per farvi capire la storia di questa chiesa della Maddalena, che è al centro della città di Alba, tanti entrano. C'è anche un QR code che spiega le particolarità della chiesa, ma chi era custodita e la storia che ha fatto iniziare tutto questo complesso monastico, ve l'abbiamo cercato di spiegare noi in maniera molto semplice. Quindi che anche la Beata Margherita di Savoia possa proteggere i nostri concittadini, il nostro territorio, e magari qualche preghiera in più non fa mai male. A parte le battute, ringraziamo per questo spazio e ringrazio anche la nostra regia, con Giulia Pelassa, sempre molto opportunamente aggiunge, credo, anche degli elementi fotografici alle nostre trasmissioni. Come vedete, facciamo un grande sforzo.
Ma questo sforzo oggi è anche un pochettino corroborato da una bella visita in tutti i sensi dal sindaco di Neive che è venuto a trovarci e poi ci saranno altri ospiti. Io invito a prendere posto qui a fianco a me con le distanze giuste, Annalisa Ghella. Viene Annalisa, buongiorno. Buongiorno. Ciao, ciao, ti togli pure la mascherina, va bene? Ci mettiamo a distanza. Come stai? Bene? Bene. Come è iniziato questo anno? In salita. Col sospiro, Sì, ecco, con un diciamo che po'. la nostra difficoltà è proprio quotidiana sul campo per tenere fronte a questa pandemia che ha un po' sconquassato tutti i registri della Certo, quotidianità e certo. quindi I tuoi concittadini, dunque, quanti abitanti fa Neive? 3.500. 3.500. Quante persone hanno purtroppo avuto il Covid? Nel momento di maggiore crisi abbiamo avuto fino a 55 positivi. Abbiamo poi concluso l'anno con un solo positivo e adesso ne abbiamo tre. Diciamo che l'andamento di Neive rispecchia in piccolo chiaramente la percentuale italiana. Abbiamo notato che comunque gli andamenti sono sempre molto comparabili. Come vedi, tu che sei un amministratore, da quanto? 2 anni Ecco. più A o 2 meno. anni, Ti poi a giugno. ho seguito molto in questi anni, sono stato molto contento quando sei stato eletto, non lo nascondo, perché comunque sei un appassionato anche di cultura, di arte e soprattutto di quel turismo, bel turismo che davvero sta aumentando ed è Neive, è uno dei posti dove davvero potremmo anche proprio valutare al meglio questo riconoscimento UNESCO. Io ti voglio chiedere questo. L'ospedale di Verduno. Come lo vedi tu nell'ottica dei collegamenti? È stato comunque, al di là che non siamo, eravamo abituati da tanti anni, Alba, 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 invece come sta andando per voi la vostra comunità, il vostro territorio, in quella parte lì di territorio? Beh, chiaramente tutti i cambiamenti fanno un po' fatica ad essere accettati dalla comunità, però in realtà sembra un polo comunque d'eccellenza che ci è stato presentato ampiamente dalla regione, dai loro rappresentanti. Siamo stati invitati come amministratori ad una visita prima dell'apertura e diciamo che però il riscontro positivo è soprattutto su chi riceve le visite. Ecco, ho sentito tanti pareri molto umani, ecco, oltre alla maestosità della Sì, location, veramente grande ecco la come. struttura imponente, però poi alla fine mi è sembrato che tutti dicano che sono stati curati con attenzione, con umanità, ecco, e questo spero che sia veramente la carta Il vincente nostro perché. territorio credo che nelle persone faccia ancora la differenza. E questo è molto importante, lo dico ai nostri ascoltatori, ai videoascoltatori, ringrazio anche tutte le maestranze, i medici, gli infermieri. Tutti coloro che si applicano negli ospedali. Questa umanità è fondamentale, soprattutto per chi arriva anche in un luogo nuovo. Io con un parente ho avuto questa esperienza alcuni mesi fa, non è stata una grande esperienza, ma proprio perché questa persona aveva delle grandi problematiche, quindi non Covid, ma grandi problematiche. Però ho capito che c'è questa volontà di sopperire al luogo che è più freddo di quello che era prima, cioè l'abitudine di andare in centro città, vicino c'è il bar e tutte queste cose. Invece lì ci troviamo in un nosocomio dove ha tantissime strade, tantissimi labirinti. Le persone fanno la differenza, quindi davvero questo è un fatto che non l'hai detto solo tu, l'hanno detto E tante poi persone. comunque la strada, noi confidiamo veramente nell'intervento del proseguimento dell'autostrada a Sticuneo a breve perché per noi è strategica, non neghiamolo, che noi siamo proprio lì dove finisce l'autostrada, quindi Fondamentale, io credo che questa sia la volta buona, non solo la regione ma anche il Ministero dei Trasporti e Attività Produttive abbia dato finalmente il via. Sono 40 anni che aspettiamo questo, siamo proprio bravi come territorio, non aver ancora tirato sui muri, ecco perché. Ecco. Allora, io al di là di questo, per stemperare un attimo, complimenti come gestione del tuo paese. Devo dire che le attività, le start-up che hanno iniziato sono a testimoniare che siete il paese più vivo di tutto il territorio UNESCO, quantomeno delle core zone. Sicuramente non è a caso perché ci va seguito, va portato sempre avanti questo bel messaggio di attività anche di livello, però la carta vincente credo è quella che oggi ne parliamo, è questo ufficio turistico. Turistico, sì.
Diciamo che è stata una sfida, noi siamo stati eletti a maggio, io volevo l'ufficio turistico come promesso anche in campagna elettorale, ma come veramente forte necessità di coordinamento e di servizio al turismo che è sempre crescente. E quindi è stato fatto un bando, che poi è venuto a scadere proprio all'inizio del lockdown. I nostri gestori che hanno vinto il bando sono da premiare doppiamente, sia per il coraggio, di aver affrontato, una scelta così in, piena chiusura, e quindi fiducia e capacità professionale sono, le caratteristiche che li contraddistinguono. Assolutamente È sì. una Mi bella avevi, tu eri, collaborazione. ricordo, cioè, veramente in diretta, ma ricordo che ne parlavi con un po' di preoccupazione, perché in tempi non sospetti, con un ente turismo molto forte a pochi chilometri, creare una succursale, un qualche cosa che sia comunque del tuo territorio, è stata una sfida non da poco, anche perché tu sei una persona che se prende l'impegno con qualcuno vuoi rispettare questi impegni presi, le Sì, ma persone non vanno. guarda, io ero però profondamente consapevole che era veramente necessario ed è veramente un servizio. Ah, sì, E questo sì. io sono sicura che, gestito da persone capaci come loro, fa la differenza, perché abbiamo già visto quest'estate che comunque abbiamo avuto un boom, turistico, per cui, complice la chiusura del centro storico, perché abbiamo comunque anche questo fatto un gesto di coraggio, però, Avete chiuso il centro sì, storico. abbiamo chiuso il Oh. centro storico e in più abbiamo, da poco, inaugurato anche la filodiffusione nel centro storico, grazie al finanziamento di CRC, ottenuto grazie al restauro della torre. Vicino alla torre viveva il maestro Lodovico Rocca, a cui è intestato il liceo musicale di Alba, e, grande compositore che viveva Certo. proprio lì. Quindi abbiamo pensato, grazie a lui, di portare la musica nel borgo. Quindi, zona pedonale, la musica di sottofondo, nel weekend si respira veramente un'aria di un borgo, Un incantato. borgo incantato che ti affascina, che ti prende, che ti accompagna in una visita e ad guardarti a destra e a sinistra in una maniera un po' particolare. Poi se butti l'occhio più avanti, c'è un panorama e un Esatto. paesaggio che è In meraviglioso. tutto questo la guida viene proprio fatta, dal nostro ufficio turistico, che ha, organizzato le visite nel borgo, e adesso non voglio togliergli comunque, E poi avremo anche loro come e la ospiti. salita alla torre, perché l'inaugurazione, la partenza della loro attività era comunque strettamente legata alla conclusione dei lavori di ristrutturazione della torre. Io ho partecipato alla torre dell'orologio, no? Beh, non potevo non È invitarti, veramente straordinaria, bellissima, cioè veramente queste bellezze che sono rimesse a posto, dove fondazioni bancarie, ma non lo diciamo perché elargiscono, perché hanno una politica davvero a favore delle amministrazioni che non potrebbero, si tira fuori un lavoro che veramente. in più questa torre non è solo un punto d'affaccio, ma diventerà anche, e lo è già diventato in parte, un momento di cultura, ecco, un'esperienza culturale, perché abbiamo allestito mostre, ma, nel calendario primaverile, vogliamo proprio organizzare dei, memorial, di grandi personaggi nevesi come Levi e Dante Giacosa. E quindi all'interno della torre esporremo materiale, a loro dedicato, e quindi diventerà proprio un modo di vivere il territorio Sì, intimo. di Dante Giacosa, ricordo quando amministravo con Giuseppe Rossetto del 99 al 2009, 2003, abbiamo dedicato a Dante Giacosa il parcheggio antistante la stazione ferroviaria di Alba. È stato un modo perché comunque ricordare un grande neivese, un grande personaggio, sapere che Certo. oggi lo valorizzerete con eventi importanti e particolari, questo vi fa merito, vi Sì, fa onore. lo spirito giusto con cui abbiamo cominciato è proprio quello della collaborazione, per cui abbiamo, dalla nostra, per esempio, il figlio di Franco Piccinelli, giornalista, che ci aiuta nel portare a termine questi progetti, e diciamo anche personaggi che amano Neive, ecco.
e quindi ci aiutano nel reperire i contatti, il materiale e coordinare un po' quello che è la nostra progettualità. Vorremmo, oltre al raduno delle 500, creare una vetrina per le auto storiche disegnate da Dante Giacosa e quindi fare in modo che il borgo diventi proprio la vetrina di queste auto e diciamo che si compensano a vicenda, ecco. E quindi stiamo lavorando in questa linea. Volevo dirti, ieri ho fatto una conferenza video, questo è un webinar, no? Per l'UNESCO con l'Università La Sapienza, con una trentina di ragazzi che fanno il full immersion del paesaggio. In una delle slide, che cosa mi appare? Appare neve. Io ho detto subito togliamo, no, sto scherzando. Appare neve con le luci di sera, col borgo innevato, quindi romantico, è quella foto molto particolare. E noi l'abbiamo messa lì a testimoniare chi ha fatto il webinar, diciamo il PowerPoint, è chiaro, non ha preso una foto a caso, è che proprio è un luogo che ti dà una riflessione, eccetera. Sono usciti due ragazzi e hanno detto, questo è incantato, un borgo incantato, verremo a visitarlo. Ecco, ci sono situazioni che davvero non sono uguali ad altre e credo che Neve sia uno di quei posti che va mantenuto così. Brava averlo messo quindi pedonale. Ci va un coraggio, ma ricordate anche 25 anni fa, via Maestra d'Alba c'erano le Lo macchine. ricordo bene, E sì, quando mi dei tempi. intervistò Rai 3, che stavo facendo via Maestra, mi chiesero: ma lei perché fa così favorevole? Ho detto: no, vedrete, prima di tutto la messa in sicurezza e vedrete i negozi e tutto il dopo 2 anni tutto pieno. Ci sono dei momenti che non riesce a passare, adesso con la pandemia non si può, però. Solo le Sì. macchine in queste via, bisogna toglierle, avere questo coraggio, stanno fuori, ci sono navette quando ci sono gli Sì, eventi. stiamo anche progettando un nuovo parcheggio proprio nell'area antistante al centro storico, insomma, cerchiamo di lavorare anche per questo dal punto di vista pratico, non solo, cioè culturale sicuramente, ma No, anche dal punto certo. di Avete vista anche buoni pratico. ristoranti, Beh, l'eccellenza enogastronomica. case vinicole, beh, Neide. Neve verrà anche presentata in un libro che stiamo per concludere, ho scritto ieri l'introduzione ed è un lavoro che ho raccolto dall'amministrazione precedente grazie alla collaborazione di altri due ex sindaci che si sono adoperati nella stesura ed è un progetto che va un po' in maniera trasversale fra la storia, il turismo, la cultura e gli aneddoti di Neve. E quindi questo libro lo presenteremo a breve, appena Si potrà. A si potrà. proposito di libri, ti ricordi che circa un anno e mezzo fa venni invitato da te, dalla tua amministrazione, ho presentato il mio libro, Sì. In Vino Veritas. Sto scrivendo un altro libro. Sto scrivendo una biografia, una cosa un po' particolare, romanzata, una storia che parte dagli anni 60 e arriva oggi. Mi piacerebbe tanto, nell'autunno ci sarà scritto, magari che mi porti fortuna e venire a Sì, Neve di nuovo a ti presentarlo. Ed è una aspettiamo. storia un po' di tutte diciamo, le mie cose, ma legate anche a un periodo storico dagli anni 60 fino proprio a oggi, alla pandemia, si chiude con la pandemia. E quindi sto scrivendo, lo spero che venga una cosa bella, ma a me mi Sì, questo piace. è il segnale che bisogna dare, che bisogna comunque scrivere, lavorare, progettare, Lasciare, lasciare le nonostante la difficoltà del momento, ecco, non chiudersi e non cose. Assolutamente sì, assolutamente abbattersi, sì. Quante credo. realtà sono state dopo il riconoscimento UNESCO? Parecchie sono nate dopo il Sì, riconoscimento UNESCO. parecchie, parecchie. Adesso francamente i numeri non te li so dire, Io però penso 15-18, sì, sicuramente una cosa del genere, che è sì. un record, è un borgo come questo, però andate a visitare Neive, perché Neive veramente, Neive è stupenda, Neive è patrimonio dell'umanità, è nella core zone, le colline del Barbaresco e quindi per noi è un grande punto di riferimento. Io ringrazio la sindaca Grazie. Annalisa Ghella, abbiamo ancora due ospiti che adesso invito e se li facciamo accomodare, che Va bene. parleranno proprio di quello che è questo ufficio turistico, ma con una riflessione su chi utilizza questo ufficio, quali sono le attività che vengono richieste di più, conosceremo questo territorio ancora meglio. E le È nuove Neive, proposte. ma è un po' tutto questo territorio delle Langhe. Grazie Annalisa, Grazie, grazie Sindaco, grazie a te. ci vediamo presto.
si è conquistata nell'arco del tempo diversi riconoscimenti di tipo turistico, dalle bandiere arancioni ai borghi più belli d'Italia, al riconoscimento del paesaggio vitivinicolo dell'UNESCO. Neive è terra di quattro vini che sono Barbaresco, Moscato, Barbera e Dolcetto. Dal 1964 mio padre e mio zio hanno comprato il castello, così abbiamo avuto la possibilità di vinificare anche più in grande. Lui Udare ha fatto un vino qui nel castello che nel 1862 ottenne una medaglia d'oro all'Esposizione Universale di Londra e con un nome Nebbiolo di Neive. Se il conte di Castelborgo avesse commercializzato questo vino, oggi sul mercato avremmo il Neive, non il Barbaresco che fu poi prodotto 30 anni dopo. La contea è stata un po' il gioiello di Langa, è quella che è servita anche un po' da esempio a tutti gli altri colleghi, perché oggi come oggi la Langa vanta un'altissima ristorazione. Nuovo progetto che sta per partire e si tratta dell'apertura del nuovo ufficio turistico di Neive. L'auspicio è quello di avere molte più persone che arrivano qui, che ci restano e che apprezzano questo territorio. Sono la proprietaria della cantina denominata Cantina del Glicine, che risale al 1582. Io produco i vini tipici di Neive. A Neive si produce bene. Abbiamo la fortuna qui in Neive di avere delle ottime posizioni. Ci piacerebbe ripartire dalla torre, incastonata nel nostro meraviglioso centro storico, che ci dà l'opportunità di affacciarsi sul nostro patrimonio delle colline dell'UNESCO. Vicino a questa torre ha vissuto Lodovico Rocca, grande compositore del dopoguerra. Fra i grandi personaggi neivesi dobbiamo annoverare Romano Levi, che è stato un grande distillatore a cui abbiamo dedicato il Museo della Donna Selvatica nella piazza di fronte al comune. Non so se sapete che il papà di Franco Piccinelli era compostazione Neive. Quando ha scritto queste cose è diventato bravissimo, per me è stato un uomo eccezionale, per mio conto non sufficientemente valutato a livello nazionale e internazionale. Vi invito per cui a visitare il nostro borgo, Neive, uno dei borghi più belli d'Italia. Vi saprà stupire e affascinare. In ogni scorcio è una suggestione nuova. Vi aspettiamo.
Ritorniamo in diretta in questo sabato culturale di LRM Web TV. Grazie a tutti gli amici e le amiche che ci stanno seguendo per una seconda parte molto interessante. Come parlavamo prima con la sindaca Annalisa Ghella di Neive, questo ufficio turistico, un ufficio turistico che funziona, però cammina sulle gambe di chi è appassionato, di chi ha da trasmettere dei valori di quel territorio, perché se no non avrebbe senso aprire un ufficio turistico soltanto per fare dei numeri. Bisogna che ci sia un'umanità, e questa umanità io l'ho già ritrovata prima dietro le quinte, e adesso presento gli artefici, che sono Barbara e Massimo. Ciao, benvenuti. Grazie. Benvenuti, accomodatevi. Grazie. Ah, tra l'altro loro sono congiugli, quindi possono stare vicino, sono marito e moglie. Beh, è bellissima anche questa storia, molto semplice ma di livello, perché siete appassionati anche nel lavoro, quindi credo che darete il massimo. Me l'ha già spiegato anche la vostra sindaca, che ha scelto persone davvero responsabili per questo. Conosco molto bene il vostro ufficio, il vostro spazio, abbiamo cercato anche come sito UNESCO di dare questi roll up per spiegare, no, a chi arriva da fuori. Ecco, io vorrei proprio con voi analizzare per qualche minuto il fruitore di questo spazio, di questo ufficio, no? Perché credo che chi arriva sul nostro territorio ha bisogno di un'introduzione, di un qualcosa che lo faccia capire che non sei in un qualsiasi posto. Barbara, comincio da te. Quale storia, cosa gli hai raccontato a queste persone? Beh, intanto cerchiamo di trasmettere un'emozione, perché questa è la cosa che soprattutto nel 2020 ha smosso i turisti. I turisti sono arrivati a Neive per scelta, per caso, perché hanno visto qualche foto su internet, chi lo sa. Sono arrivati non sapendo bene cosa si poteva trovare. Quindi la scommessa quest'anno è stata di mettere insieme grosse potenzialità di Neive, quindi dalla salita alla torre, i bei monumenti restaurati, gli edifici, le chiese, quello che c'è nel borgo alto di Neive. Non vengono solo per mangiare? Anche, assolutamente. O per bere, per carità. Devono però farlo. Neive comunque è la terra dei quattro vini, quindi assolutamente imperdibile. Nel momento in cui qualcuno si affaccia all'ufficio turistico, noi dobbiamo far capire che Neive non è solo un insieme di case, è una comunità che si muove intorno a un centro storico e che racconta una storia quotidiana, ma soprattutto anche del passato. E come dire, la si vede, la si tocca con mano facendo una breve passeggiata, ed è quello che noi abbiamo fatto. Questo un po' di no, no, ma certo, non abbandonate quindi chi arriva da voi, ecco, cioè organizzate dei coccolati, li portate a capire cosa possono vedere, ma soprattutto vi raccontate la storia di questo borgo. Sì, perché io lo dico anche alla fine della passeggiata, raccontiamo sempre ai turisti, guardate che le Langhe sono veramente una cosa fantastica, bisogna prendersi il tempo per scoprire le piccole cose, perché è tramite quello che si capisce come l'animo, come lo spirito di questa comunità. E quindi a noi piace farlo, e veramente li vediamo che si fanno coinvolgere volentieri. Guardare un paesaggio è una delle tante cose che si fanno, e dalla torre dell'orologio al panorama è splendido. Da lì in poi ci si addentra, si vanno a vedere le chiese e si raccontano quali sono le due comunità che vivono queste due chiese. Passeggiando si incontra spesso anche il nostro sindaco, che non ha, ma va, è presente, ma che strano, non l'avevo capito. E poi aleggiano quasi come questi spiriti, non posso chiamarli fantasmi, ma una figura come quella di Romano Levi, che aleggia ed è presente quasi fisicamente, vorrei dire, nel borgo, certo, con l'immagine della donna selvatica, certo, e anche certo, questa piccola casa della donna selvatica, la sala comunale, dove ci si può anche sì, sposare sì, civilmente, racconta davvero anche questo personaggio, questa persona veramente speciale che ha lasciato una bella testimonianza di sé. Sì, di questo luogo che è veramente un luogo incantato, come ho detto prima alla sindaca, dicendo che mi ha fatto un PowerPoint dove da Roma l'hanno visto ieri questa cosa in una scuola, in un'università della Sapienza, hanno detto ma questo è incantato, ma qui ci sono, è una magia anche d'inverno, tra l'altro con la neve, perché tanti dicono ah venite da marzo, aprile, no venite anche, purtroppo la pandemia, adesso abbiamo dei problemi inutili, quasi un anno, cioè
sembra già un anno, sembra una vita che non facciamo, che non siamo più come prima, però anche l'inverno quest'anno che ha riposato la campagna, che è così bella via, ma noi abbiamo messo tantissime immagini lanciate in tutto il mondo sul terreno, cioè sul territorio che riposa della neve, eccetera, perché è la natura delle cose. Massimo, avere una moglie così. Che sventura. Esatto, no, non è una, no, ma no, assolutamente. Voi siete una forza a questo punto, perché comunque la pensate, guardate nella stessa direzione, al di là della vostra vita, ma logicamente lavorare insieme porta beneficio, soprattutto al comune, perché ne gioverà, perché voi vi applicate proprio, perché il vostro successo vuol dire anche il successo di un'amministrazione, eccetera. Cosa vogliono questi turisti? Cioè, quali, la percentuale di stranieri siamo sempre sull'80% rispetto a... Sì, purtroppo quest'anno piano piano nell'anno sono andati a diminuire, sì, ci hanno tolto prima i francesi, poi man mano che arrivavano i lockdown eccetera, di fatto siamo rimasti poi con gli italiani, che però hanno riscoperto l'Italia, stanno riscoprendo l'Italia, e, ma anche un traffico molto molto divicinato. Certo. Noi siamo, abitiamo a Bra e abbiamo amici che sono, hanno colto l'occasione, non erano mai venuti a Neive, e io dico vabbè, da neivese tra l'altro. Il turismo secondo me non è prossimità, no. Il turismo è turismo. L'importante è dare dei servizi che siano all'altezza di un discorso, esatto, come il nostro, perché essere patrimonio dell'umanità è una responsabilità. Esatto. Anche vostra, voi non potete dire ah andate lì, andate là e non spiegare, no. Bisogna dare più, ecco, cura a quello che questo vedere. È quello che abbiamo, l'impronta che abbiamo dato all'ufficio turistico è stata proprio questa, non semplicemente dei distributori di volantini, perché è facile dire qua c'è la cartina, fatti un giro, no, invece abbiamo cercato appunto con queste passeggiate di accompagnare il turista alla scoperta anche, non solo anche del patrimonio artistico, ma anche degli aneddoti. Io sono di Neive, sono nato e cresciuto a Neive, per cui so magari in quell'angolino cosa succedeva, eccetera. Quindi queste cose qua il turista apprezza molto questo tipo di approccio. Anche perché se non riesci a fidelizzarlo, cioè a tenerlo, ti scappa, perché tante saranno le offerte, esatto. Si entra in un momento dove si ripartirà, che tutti vorranno sparare le maggiori cartucce possibili, sì. Quindi bisogna proprio essere pronti, io so che voi siete pronti e siete in un luogo meraviglioso. Ecco, il rapporto con le aziende del territorio, con le unità ricettive, è un buon rapporto? Sì, assolutamente, abbiamo cercato di avere un rapporto diretto con le cantine, con gli alberghi, con i ristoranti, tutto quanto, per cui di fatto quando il turista viene cerchiamo di farlo rimanere e quindi farlo diciamo consumare sul territorio, perché questa è una cosa importante. Barbara, un aneddoto, un ricordo che hai dalla tua esperienza iniziata nel 2020 in questo ufficio, qualcosa di curioso, che cosa è successo? Curioso, allora, un evento curioso. Sì, qualcosa, qualcuno che ti ha chiesto qualcosa di particolare che magari non hai... Ecco, la cosa curiosa è che tutti i giorni le domande sono diverse. Ad esempio, ho imparato a scoprire quali sono le vette che si vedono dal campanile grazie anche ai turisti, perché non sembra una cosa, non è una cosa immediata scoprire, riconoscere le vette. Sono preparati i turisti? Chi più che meno. E ogni tutto, ognuno ha la sua specialità. Anche in fatto di storia, quando si raccontano gli aneddoti, qualcuno aggiunge qualcosa che sa, soprattutto perché si parla di turismo fatto di italiani, quindi di persone forse più... Beh, adesso avete provato gli italiani, ma vedrete che tra qualche mese... Ma non vediamo l'ora, ecco. Anche perché in due parliamo quattro lingue. Ieri, insomma, e ricordate che ad agosto, settembre, fine giugno, quando si è riaperto un po', tutti erano preoccupati, ma chissà se arriva gente. Ma è arrivata tantissima gente. Sì, e perché? Perché comunque se UNESCO non è un caso, no. Perché ti porta ad avere. Quindi l'importante è aprire. I locali da voi sono tutti aperti sabato e domenica, certo. E questo è un fatto importantissimo. E poi alla fine non piangiamo se lunedì. Sì, riapriamo lunedì. Riapriamo lunedì, ma scusate, sabato e domenica. Certo. In moto, tanti in moto. Moto? Una cosa importante, durante l'alta stagione, nel periodo estivo, c'era comunque
comunque molto passaggio. Abbiamo scelto di lavorare 7 giorni su 7, anche se quindi abbiamo proprio cercato di seguire quello che era il flusso turistico, quindi anche se avevamo un orario, diciamo. Sì, il bar prevedeva 2 giorni di chiusura, però noi prevedevamo la volontà di presentare poi magari quando sarà possibile degli eventi anche proprio nell'ufficio turistico, cioè volete essere organizzare delle cose? Assolutamente sì. Beh, noi abbiamo, stiamo lavorando un calendario 2021 che speriamo di riuscire a realizzare. Per adesso sono sulla carta, però di fatto abbiamo i 2 eventi di cui avete già parlato, che sono uno l'evento dedicato a Romano Levi, 1 e 2 maggio, e poi l'evento dedicato a Dante Giacosa, che è la settimana successiva, 7-8 maggio. Però noi vogliamo iniziare con la fine di marzo, dovremmo iniziare con un'inaugurazione di un sentiero che abbiamo tracciato in quest'inverno. È un sentiero che lega le 3 torri che abbiamo nel territorio, che sono quella di Castagnole delle Lanze, Neive e Barbaresco. Si chiamerà appunto Sentiero delle 3 Torri ed è un sentiero che potrà essere fatto a piedi o anche in bicicletta. Le bike stanno andando tantissimo in questo momento. L'idea è quella di, con un biglietto unico, includere un biglietto unico le 3 torri, le 3 salite, e quindi cercare di fare diciamo squadra tra i 3 paesi, cercare di appunto portare più turismo legato anche a tutte e tre i paesi. Di e fatto... poi sulla qualità dei prodotti, sui vini, sul cibo. Ma di chi abbiamo paura? Lo dico proprio con una serenità, perché se voi andate a Neve, iniziate col degustare qualcosa e poi capirete che ci sono tante cose da vedere. Con persone appassionate come Barbara e Massimo, sono veramente contento di aver conosciuto, siamo in buone mani, come si dice. Pertanto i tempi televisivi sono quello che sono, mi piacerebbe rimanere con voi, ma ci ritroveremo e saremo presenti ogni volta che avrete qualcosa da raccontarci, come l'ho detto anche al vostro sindaco Annalisa Ghella, che è davvero una persona straordinaria, un'amministrazione che è vicina al proprio territorio. Avete da lasciare magari una mail, un qualcosa, chi vuole? C'è una... Allora, noi abbiamo, siamo presenti sui social network, sia su Instagram che su Facebook. Basta cercare Ufficio Turistico di Neve e usciamo ufficio fuori. Turistico di Neve. E escono fuori. Esattamente. Ecco, i 2 congiunti escono fuori. Abbiamo un'email, abbiamo un cellulare che non mi ricordo a memoria, però si va bene, ma lo troveranno sicuramente. Quindi rispondiamo a WhatsApp, rispondiamo all'email. L'email è neive@tourbante.com. Tourbante è il dominio della nostra agenzia di viaggio. Perfetto. E quindi siamo presentissimi. Sono contento di aver ospitato questa coppia di persone appassionate del territorio, appassionate di Neive, per raccontarci ed essere vicini al nostro territorio. Ancora grazie, alla prossima e un buon sabato culturale a tutti da Roberto Cerrato. Ciao.